Oggi siamo alla Pieve di San Cresci, per la precisione alla Macina di San Cresci, località Montefiorale, sopra al capoluogo di Greve in Chianti, sopra il Greve, in un posto che noi non conoscevamo, dobbiamo dire la verità, è stata una scoperta per noi e credo che anche molti di voi non conoscano questo posto, che in realtà esiste da un po' di tempo. Ma dove siamo? Siamo in una residenza per artisti. Residenza per artisti che nasce qualche anno fa per iniziativa di due artisti a loro volta, che sono Duccio e Mimma, che hanno avuto questa idea, secondo me straordinaria, di creare un luogo dove gli artisti si ritrovano e possono sviluppare la loro creatività insieme. E allora chiediamo a Mimma come le è venuta questa idea di questa residenza e perché proprio qui, perché proprio a San Cresci. L'idea è nata, diciamo, dopo 20 anni di restauro di questo splendido complesso architettonico qui. Ricordiamo, siamo nella pieve più antica del Chianti, del 948. E quindi dopo aver ultimato il restauro del complesso, Duccio, mio marito, che è designer, e io che sono architetto, abbiamo pensato cosa fare di questo luogo così bello. Ovviamente lo volevamo sicuramente aprire alle persone, aprire al pubblico, aprirlo all'arte. E quindi è stato un percorso naturale quello di creare questa residenza per artisti. Noi siamo associati, siamo membri del più numeroso network internazionale di residenze per artisti. E quindi tramite questa associazione ci pervengono le candidature degli artisti dalle varie parti del mondo. Cioè, noi ospitiamo e abbiamo ospitato in questi sì, pochi anni, perché dal 2008 che abbiamo questa residenza, artisti dagli Stati Uniti, dal Sudafrica, da Israele, dalla Germania, dalla Russia. La Corea. Sì, dalla Sud Corea, esatto. E questa è una cosa veramente molto molto emozionante e arricchisce, sinceramente, prima di tutto noi, perché c'è uno scambio culturale molto molto intenso, molto proficuo, ma penso sia anche un valore aggiunto per il territorio, cioè loro hanno proprio necessità del contatto con la popolazione locale, con quello che è la tradizione del nostro territorio, esperienza che loro vivono qui e che poi comunque trasportano nel loro paese, perché la maggior parte delle volte gli artisti che vengono qui a svolgere un loro progetto poi adoperano lo stage svolto qui per organizzare e per avere delle mostre nel loro paese. E quindi questo è tutto un ritorno, anche se vogliamo, turistico e pubblicitario per quello che è il nostro territorio. Ovviamente è un ritorno pubblicitario che non è il ritorno legato al vino, all'olio, che sono i prodotti tipici della nostra zona, ma è comunque una cosa molto molto importante.